sono le caratteristiche di questa barca e per chi è stata pensata. Sì, allora questa barca, che è un Advance A44, è una barca che è stata realizzata, diciamo, nel team progettuale. Abbiamo chiesto a Roberto Piscontini, che come sapete è un noto esperto di barche particolarmente veloci, lui è stato in Coppa America e quindi abbiamo chiesto di realizzare per noi, di pensare a una barca molto veloce ma anche molto semplice da condurre. Il concept di questa barca è un... avevamo pensato ad un day sailor, a un weekend sailor, quindi una barca che potesse essere usata facilmente, quindi con anche dei costi, pensando a dei costi di gestione molto, diciamo, limitati, quindi poco impegnativa come imbarcazione e, dicevo, molto facile da condurre. È una barca molto veloce, divertente anche in condizioni di poco vento, ma l'interno, se voi lo osservate, è una barca che ha un alto contenuto di design e sicuramente presenta una situazione di grosso comfort per l'armatore e per gli ospiti dell'armatore. Se si volesse personalizzare sia da un punto di vista tecnico che per quanto riguarda gli interni, la barca, che scelte ci sono? Allora, diciamo che questa barca, questa che vedete, è una barca che è il primo esemplare che è stata fatta su misura per un armatore che voleva una barca molto semplice, molto facile da condurre anche da solo, un armatore che vuole alte prestazioni ma appunto facilità di conduzione. È una barca che pesa circa 7000 kg e però appunto per la richiesta dell'armatore è molto semplice, è una barca croceristica che lui vuole utilizzare con la sua famiglia, con i figli. Abbiamo previsto anche un'altra versione, che è una versione invece per armatori, diciamo, più esigenti, nel senso che vogliono dalla barca anche prestazioni ancora più elevate e quindi addirittura armatori che vogliono fare delle regate e quindi per esempio per quanto riguarda la configurazione per esempio della velica abbiamo pensato anche ad una vela square top, chiaramente con l'utilizzo poi delle volanti, quindi sicuramente una barca, diciamo, più impegnativa in termini proprio di conduzione. Ecco. Invece la peculiarità degli interni disegnati da Nauta qual è? In tutta una serie di modelli che noi abbiamo presentato al mercato fin dal nostro primo debutto, quindi con il nostro A66. Anche questa barca è stata disegnata, diciamo, a quattro mani, sempre da Advance come concept e da Nauta che ha realizzato le nostre idee, ed è una barca che prevede un grande loft, quindi diciamo la cabina armatoriale e la dinette sono un tutt'uno, c'è la possibilità con una specie di tessuto tecnico di poter isolare anche la cabina armatoriale per avere un pochettino più di privacy e poi c'è una grande cabina a poppa per degli ospiti o per, in questo caso per esempio dell'armatore ha due figli. Poi un grandissimo bagno, un bagno con doccia separata, eccetera, degno, diciamo, di un 60 piedi, direi un 60-65 piedi, e poi c'è la possibilità di avere anche una terza cabina per un crew, qualora l'armatore volesse far spostare la barca, eccetera, oppure utilizzarlo come storage.